Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Finalmente si stanno aprendo i cancelli del collegio anche per i ragazzi del 1976. Che non sono stati informati, però, che i genitori, in loro assenza, hanno sancito un patto di collaborazione con un educatore severo e intransigente, il preside. Allora, cercate il vostro posto. È al posto proprio al sole. Forza! La Federica secondo me è stupenda, è conciata benissimo. È un bijou. Raga, io voglio il taglio come l'Apeto. Ha gli occhiali da sole così. Ha gli occhiali un gatto. Signorina, signori, buongiorno. Buongiorno. Ho parlato con i vostri genitori che hanno accettato di affidarci un mandato pieno per guidarvi, plasmarvi, imporvi regole ferree. Buono, fra. Io sono venuto qua per fare casino, quindi se non faccio casino me ne vado a casa. Signorina, la vedo già sorridendo. Certo. La diverte? No, non sono divertita, sono entusiasta. Mi scusi se sembrava una mancanza di rispetto. No, no, ero lieto di vederla felice, ma non ne comprendevo la ragione, dato che stavo dicendo che vogliamo togliervi dalla testa ogni idea rivoluzionaria. Vedremo. Io sono d'accordo con le sue regole, però sarebbe bello magari avere un confronto diplomatico in cui anche noi studenti possiamo dire come la pensiamo e poi arrivare a un finale compromesso, sempre se però avremo i modi. Ma che ha detto? Allora, i modi per parlare li avrete sicuramente. La parola compromesso a me non è mai piaciuta, però la discussione sì, per va cui bene. Vedremo. Boh, io non ci so capire niente. Qui, in collegio, non si balla. Come no? Niente febbre del sabato sera. Non si fanno rivolte. Si studia, si mangia, si va a letto. E poi da capo si studia, si mangia e si va a letto. E figli. Senza distrazioni. Dai, le festicciole le faremo sicuramente. Cioè, anche subito da questa sera, subito proprio. Vedete, questo 1977 è un anno difficile. Si sentono gli effetti della crisi petrolifera. L'inflazione galoppa al 20%. Il terrorismo mina il cuore dello Stato. I giovani alzano la testa. Ma non tutto quello che fanno i giovani è negativo. Anzi, c'è una grande creatività e questo spirito positivo entrerà nel collegio. Noi non ci chiudiamo in una torre d'avorio. Che cos'è la torre d'avorio? Una torre? Che ne so. Ci saranno diverse cose interessanti oltre alle regole, ma le cose interessanti non saranno per tutti. Ora, ragazzi, signorine, insieme ai vostri genitori dovrete compilare una domanda di ammissione. In seguito faremo dei colloqui e alla fine di questi colloqui decideremo chi entra in collegio e chi no. Io ho detto che bello, sono stata ammessa al collegio, pensavo finito, entro e esco. No, invece no, la domanda d'ammissione, ma che è? Cioè, mamma, potevano di prima, magari mi preparavo pure di più. Grazie, arrivederci. Salute. Grazie. Primo. Vorrei sapere chi di voi ha fischiato. Vedo che siete tutti coraggiosi. Ah, io ho fischiato. Ah, meno male. Ho fatto finta. Sì, sì. Una cosa normalissima. Anch'io ho fischiato. Che signora, dica, ha fischiato anche lei?
Ah, bene. Che io ho visto che ha fischiato mio figlio, Simone, e ho provato di sdrammatizzare un attimo, per no, per far magari farlo sorridere, far... No, guarda una mamma che fischia. Alla signora non posso dire nulla, a lui sì. Diciamo che è l'ultimo fischio, eh? I tentativi di sdrammatizzare la situazione servono a poco. L'ammissione al collegio non è più scontata.